È un solvente chimico di scarsa rilevanza tossicologica, il responsabile dell'inquinamento del torrente Fersina e che ieri sera ha allarmato gli abitanti di Trento, soprattutto quelli nella zona compresa tra il liceo Galilei e la confluenza dell'Adige. La polizia municipale ha comunque presentato un esposto alla Procura della Repubblica. Franco Pistolato. L'allarme alle 21 di ieri sera dagli abitanti di Viale Trieste all'altezza del liceo Galilei. Montagnole di schiuma alte 2-3 metri lungo il Fersina hanno gettato nel panico la gente. Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco, la protezione civile, tecnici ed esperti dell'Agenzia per l'Ambiente per i prelievi. Poco fa la provincia ha comunicato l'esito. Si tratta di disopropilnaftalene, solvente chimico utilizzato per varie lavorazioni come per gli inchiostri. I medici dell'azienda sanitaria parlano di scarso interesse tossicologico. In effetti, secondo l'associazione pescatori, anche se con le dovute cautele, pare che neppure i pesci abbiano subito avvelenamenti. Il composto che ha dato origine alla schiuma resterebbe solo in superficie e alle 2 di questa notte era già scomparso. I sopralluoghi hanno anche accertato che la fonte inquinante è partita dalla parte bassa del sobborgo di San Donà, ma è stato impossibile fino ad ora individuare il punto esatto da dove il liquido inquinante è stato versato nel Fersina. Sul caso è però stata avviata un'inchiesta dopo che i vigili urbani hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica.